Insomma, fare musicista nel 2011 è veramente un cazzo di casino. Potevi fare Sid Vicious, fare il dito medio, sputare, tagliarti e vaffanculo, perché questa roba qua è finita con la fine degli anni 80. Cosa tu hai dato di questo progetto? Non lo so, da una parte penso di aver più imparato che dato, nel senso più preso dai linea che dato, nel senso che comunque quello che dai più o meno lo diamo tutti, equamente. Mi piacerebbe pensare di aver dato qualche buona idea e qualche buona parola. Io sto sapendo cosa mi hanno dato. Mi hanno dato la possibilità di fare una vita assolutamente fuori dagli schemi, che c'è gente che pagherebbe milioni di euro per farla nonostante non porti poi a chissà quali risultati economici. Vedere te al mio posto, sai, me ne andrò in vacanza ora che tu non hai più bisogno di me. Quasi imbarazzante vedere te. Mi trovo a mio agio, nonostante il nervosismo pre-concerto eccetera, mi trovo assolutamente a mio agio su un palco. Io ho una gran voglia di suonare, ho voglia di dire cose e di farlo come abbiamo sempre fatto. Sono molto curioso di vedere cosa ci proporrà il prossimo futuro, il fatto che comunque adesso ci fermeremo per un po' finché non scriveremo un disco nuovo. Credo che non siamo ancora mai riusciti a scrivere veramente le migliori nostre canzoni. È una roba a cui non penso, scrivere, cioè scrivo, fine, prendo la chitarra, prendo il basso, mi viene in mente un giro di batteria, comincio e il flusso dei miei pensieri non lo ascolto, va. C'è un sacco di lavoro che va fatto oltre la composizione, cioè devi comunque scrivere dei pezzi della Madonna e dei testi ancora più belli, ma non puoi considerare esaurito lì il tuo compito. Quando suono insieme agli altri, quando sento gli altri suonare, io sento dentro di me la necessità di andare a riempire uno spazio che sento mio. Che scivola sul tempo e poi il silenzio prese il sopravvento, il mattino arrivo urlando, io sono sempre pronto, un istante di lucidità. Respira, respira. C'è poco da fare, perché siamo nati così, siamo nati che eravamo dei gagnetti dietro un centro commerciale di Venaria e siamo andati avanti così. I gruppi musicali, chi più chi meno, sono sempre un po' tutti a rischio anarchia. Comunque la vita insieme ti insegna anche a essere un po' più tollerante. Il valore della pazienza, che è una cosa difficile da misurare. Alle necessità e alla priorità del singolo individuo, noi abbiamo sempre prediletto lo scopo comune, fine comune. Automaticamente si crea anche la voglia di aspettare che tutti inizino a guardare dalla stessa parte. Visto che alla fine vivere in gruppo è come avere praticamente quattro matrimoni. E già resistere a un divorzio credo che sia difficile, resistere a cinque credo che sia devastante, quindi. Nel senso che senza i linea comunque hai linea da tutta la vita, cioè, infatti, hai linea da tutta la nostra vita. Abbiamo costruito la nostra vita attorno ai linea. Però sai che in fondo a te stesso che questo percorso non è sbagliato, cioè che stai facendo la cosa giusta, che non stai forse raccogliendo.